Salve ragazzi e ben ritrovati sempre dal vostro Joe. Siamo su Ayuda in Chronicle e oggi altro episodio un po' particolare, anche se in realtà non so quando vedrete questa clip o comunque queste clip, perché bisogna andare a reclutare dei personaggi. Dal punto di vista della trama della storia abbiamo appena ottenuto la fiducia degli squali. Quindi abbiamo completato, diciamo, per il momento quella che è la storia di Nova e a questo punto si passerà in modo obbligato alla storia di Sain. Quindi dobbiamo in un modo o nell'altro cercare appunto di reclutare alcuni personaggi prima di passare al lato di Sain e quindi, diciamo, perdere tra virgolette, la possibilità di poterli reclutare subito e aspettare poi il ritorno appunto del cambio di scena con Nova. Ci sono diversi personaggi che abbiamo già incontrato e che dobbiamo reclutare. Ora proveremo a reclutarli perché diciamo che di alcuni personaggi ho dei forti sospetti, ovviamente. Anzi, andiamoli a guardare in modo tale da discuterli insieme e anche farvi capire chi effettivamente ho intenzione di reclutare oggi. Il dottor 5 ancora non ho capito bene come riuscire a reclutarlo, quindi per il momento lo lasciamo da parte. Maureus, o comunque Maurius, possiamo reclutarlo perché lui comunque voleva una grande, diciamo, voleva una grande forza fisica. Io ho pompato, diciamo, la forza fisica di due dei miei personaggi, diciamo, che al momento sono quelli principali, con oltre 200 di power, cioè con oltre 200 di forza. Quindi penso che comunque siano più che sufficienti per poterlo reclutare, perché se vuole qualcuno oltre i 250 di forza o quello che è, mi sembra abbastanza esagerato. Quindi ho pompato tantissimo personaggi sopra la forza, quindi speriamo di riuscire ad ottenerla. Reina, che è un'altra che vorrei reclutare, ho preparato il setup cercando di potenziare al massimo i miei personaggi, quindi speriamo appunto di riuscire a portarla a casa. Poi eccola, Eiri, dove mi sono messo praticamente a farmare le fughe. Perché se lei funziona nello stesso modo in cui funziona Stallion di Shuigoden 2, lui voleva appunto che io fuggissi da 50 scontri, se non mi ricordo male, o comunque avessi un numero tale di fuga che mi permettesse appunto di batterla poi successivamente nella corsa. Quindi spero di essere riuscito a farmarne abbastanza e vedere se effettivamente la battiamo. Se funziona in quel modo, perché devo vedere se va bene l'intuizione o forse lei vuole veramente la statistica di velocità e quindi sono costretto ad aumentare la velocità. Joran è un altro che andremo a reclutare perché abbiamo ricevuto l'indizio del fatto che lui stesse cercando un manufatto che nel deserto avevano e possedevano gli scarafaggi o comunque gli scarabei. E io ho trovato appunto, penso, il manufatto giusto perché combattendo gli scarabei nella zona desertica. Praticamente nella, sì, nella, diciamo, nella zona desertica ho droppato un manufatto sconosciuto, l'ho fatto valutare e quindi penso che sia quello che lui stia cercando. Lei è la cuoca, ho scoperto che finalmente è la cuoca, quella che viene a romperci le scatole, quindi probabilmente la sfideremo e poi riusciremo a reclutarla. E per il momento basta, direi che questi qua sono quelli che dovremo andare a prendere. Quindi cominciamo subito da Marius. Quindi teletrasportiamoci nel sentiero verso casa e andiamo a parlarci. Eccoci qua. Per chi non sapesse dove si trova Maurius o comunque Maurus, si trova esattamente qui, via Montana verso casa. Potete entrare ovviamente dalla zona est o dalla zona ovest, ma credo sia meglio forse dalla zona ovest. E attraversate il ponte, fate tutta la strada ed è qui. Vediamo se effettivamente adesso va bene la nostra forza. Ah, ci incontriamo di nuovo. Hai pompato quei punti muscolatura dall'ultima volta che abbiamo parlato?
Dimmi di sì. Vediamo. Sì, sì, baby civit. Oh, finalmente. Non ho mai visto tanti punti muscolatura. Penso a come potremmo sfidarci a vicenda. Le miriadi di modi in cui potremmo riflettere magicamente sulla nostra muscolatura. Non vedo l'ora di combattere al vostro fianco. Dai. Ok, e quindi lui lo abbiamo preso. Volentieri, mi chiamo Maurius. Partiamo insieme per un viaggio di ok, perfetto. Ottimo. E quindi, mago muscoloso. Vabbè, sono abbastanza curioso anche di vedere come si comporta. Va bene. Quindi, destinazione destinazione adesso agli altri personaggi. Perfetto, siamo arrivati a Ishan e qui abbiamo addirittura due personaggi che possiamo al momento reclutare. Quindi il laboratorio ancora non ce l'abbiamo a disposizione, quindi non possiamo reclutare il tizio del laboratorio, però lui in teoria sì, perché combattendo gli scarafaggi nella zona desertica ho droppato praticamente questo, l'incensiere di rose gialle. Che tra l'altro si vende a 10.000 a 10.000 monete ed è stato droppato dagli scarabei, come ci aveva suggerito Teresa quando praticamente sì Teresa scusami come ci aveva suggerito Perriel, io li chiamo col nome di Shuikoden, quando Perriel ci ha detto per l'appunto ah forse sta cercando qualcosa che gli scarabei hanno mangiato, una roba del genere, quindi speriamo che sia quello effettivamente. Ah, no, hai trovato qualcosa che possa darmi ispirazione? Questo può andare? Ecco, mi sa sì che funziona. Chiunque ha realizzato questo oggetto deve avere trascorso una vita di dedizione, donando cuore e anima al proprio mestiere. E ora essi vivono in questo incensiero, un dono imperituro per tutti noi. Significa che le piace? Il defunto padre della contessa Grum ne aveva uno nella sua collezione. Oh, domando scusa, pensavo ad alta voce. Mi piace moltissimo Nova, tu e i tuoi amici avete un gusto molto raffinato. È stata la contessa a sceglierlo, vero? La rosa gialla, le si dice proprio. Certo, perché l'è vestita di giallo. Non fingerò più di essere un semplice cercatore di diletto. Il mio nome è Joran Gavulet, lord di uno stato sovrano senza nome. E la mia noblesse oblige mi dice che le vostre strade ora vanno di pari passo. Oh, ok, quindi ce l'abbiamo fatta. Ottimo, Lord presuntuoso, Joran Gavulet. Benissimo, benissimo, ti aspetto al tuo castello. Ok, quindi anche lui è stato preso. E in questa stessa città, tra l'altro, adesso dovevo vedere se, sperando, incrociando le dita che la mia intuizione sia corretta, possiamo in teoria reclutare anche Eiri, perché ho farmato più di 50 fughe con gli scontri, quindi dovrei essere in grado adesso di batterla se funziona come Stallion, perché altrimenti dovrei pompare la velocità e ancora diciamo non ho nessuno che spicchi in velocità, anche se c'è Isha che è molto forte in velocità, ma non so se funziona. Io credo che sia collegata alle fughe come Stallion. E la Nova, se qui per mettere in moto quelle gambe vuoi fare una gara? Sì, quindi vediamo se adesso riusciamo a batterla più che altro. Ora sì che iniziamo a ragionare. Ok, ok. Vai, vediamo. Oh, sì, sì, ce l'abbiamo fatta, mi sa. Wow, ho perso. Cavolo, Nova, ma sei velocissimo. Sarei il mio nuovo compagno di addestramento. Mi chiamo Eiri. Credo che un po' di allenamento non faccia male a nessuno. Se conosci qualcuno disposto a lavorare duro per raggiungere la vetta, mandalo da me. Ti garantisco che chi si allenerà come me, con me, diventerà sempre più forte. Sai come si dice? Allenarsi insieme per crescere insieme. Non vedo l'ora di allenare tanta gente. Ok, oh, finalmente, ok. Quindi mi sa che lei funziona veramente come Stallion. Almeno, credo che funzioni come Stallion, quindi... Buono. Ok, prossima destinazione, villaggio di Dafan, perché dobbiamo andare a prendere Reina. Reina vuole che noi facciamo... Ah no, aspetta, ho sbagliato, non è questo il villaggio. È quello del deserto, mi sono confuso. Però che dovrei fare un giro per vedere magari se è spuntato qualcun altro, ma credo di no. Ma adesso vedremo, poi farò un giro, controllerò un po'. Vediamo se riusciamo a beccare magari qualcun altro che effettivamente vuole essere reclutato. Vi stavo raccontando appunto che Reina è uno di quei personaggi che praticamente piazza il muro e dobbiamo fare un DPS check.
fondamentalmente dobbiamo fare un DPS check. Vediamo se riesco con questo setup nuovo, un po' diciamo portato a nuovo, a farle diciamo danni. E quindi con lei facciamo incantesimo terra. Tu fai un attacco così. Tu fai così. Allora, tu con questo dovresti distruggerle la difesa. Tu fai attacco così e tu fai segno del sacrificio, che dovrebbe comunque fare danno continuato questa qua, quindi vediamo se ci riusciamo. Allora, con questa, esatto. Ora vediamo se noi riusciamo a fare dei bei danni. Ecco, vedi, perché quella fa danni per 3 turni, quindi è ottima questa cosa. Allora, noi facciamo attacco. Poi facciamo attacco. Qui fai attacco, tu fai fendente dinamico, tu ago ghiacciato e tu qua evocazione dell'esercito dei regni. Vediamo se con, adesso con questi danni riusciamo a fare qualcosa. Anche perché ho pompato tanto, diciamo, la potenza dei personaggi, quindi. Ecco qua, ho fatto altri danni. Allora, tu attacca, tu fai, questa volta fai fendente. Tu attacca. Tu, anzi no, aspetta. Proviamo a fare questo. Vediamo quanto danni riesce a fare. Fa pochini, perché giustamente io come attacco magico sono messo un po' male. Però ok. Oh, ce l'ho fatta? Perché è finito lo scontro. No. Non male. Mi è scosso nel profondo? Certo che no. Se decidi di riprovarci, mi troverai qui ad allenarmi. E niente, non ce l'abbiamo fatta. Riproveremo. Ok signori, ho scoperto, perché sinceramente mi sono andato a documentare, lo ammetto, è la prima volta che uso, diciamo, internet in generale per ottenere informazioni su Eiyuden, e ho scoperto che praticamente nella versione Game Pass il suo reclutamento è buggato. Quindi ecco perché il combattimento si interrompe, ma lei mi dice che non l'ho scossa abbastanza. Quindi ho letto di alcuni che praticamente hanno dovuto fare un setup per one shotarla per ottenere ovviamente il reclutamento, e non so se io posso riuscire a costruire un setup per one shotarla. Quindi non lo so, vedo un attimo se riesco. Vabbè, proviamo a caricare anche senza Periel. Vediamo se riusciamo anche se col malus di non avere Periel praticamente nel setup. Che se comunque loro fanno dei bei crit. Loro fanno dei bei crit, è possibile. Ecco, vedi, 169 è già un bel crit. Oh, 275, bello anche questo. E forse sì, eccola, ce l'abbiamo fatta, anche senza il supporto di Periel, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi questo è un buon setup. Ovviamente bisogna avere un po' di culo anche con i critici, però ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo aggirato il bug, meno male.
Stavo impazzendo con questa cosa. Ah, sì, accidenti. In pochi riescono a mettere a segno un colpo del genere su Reyna. Non ricevevo una batosta del genere da quando ho affrontato il Mega Drago Yggdrasil. Gli ho risvegliato i miei poteri da cavaliere oscuro. Congratulazioni, tesoro. Hai appena conquistato il comando esclusivo della spada e dello scudo di Reyna. Sì, è questa l'entità della tua grandezza. Uniamo le nostre forze. Ok, non poteva essere diversamente. Oh, sono curioso di vedere lei ora come è combinata, perché è fighissimo come personaggio, però voglio vedere quali abilità possiede e tutto il resto. Comunque bene, ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti. Ok, sono tornato al castello e ho scoperto che c'è la sfida di cucina, quindi andiamo. Hai idea di chi sia la misteriosa chef? Mi hai beccato, ma una cosa è certa, deve essere molto in alto nella scala del sindacato del Drago Oscuro. Quindi siete destinati a scontrarmi? Potrebbe essere, sì. Potrei anche doverlo affrontare prima di arrivare a Trey. Chiedo scusa, questo è il ristorante di Chef Kurtz? Lo è, ma vediamo se indovino. Non sei un cliente. Che posso dire, Kurtz? Hai indovinato? Sono Foreger e sono il maestro delle schifezze del sindacato del Drago Oscuro. Che senso schifezze? Ammetto che non è il più lusinghiero dei titoli. Sono semplicemente un uomo che ama tutti gli aspetti del mondo naturale e che vede ingredienti dove altri non li vedono. Wow. Ha portato insetti, strani funghi e strani mucchietti di foglie. Potranno risultare sgradevoli alla vista, ma ti assicuro che posso renderli piacevoli alla lingua. È un tipo interessante, te lo concedo. Ora, si dice che tu voglia combattere con il vicepresidente Trey. Allora, che ne dici? Sei pronto a sfidarmi e a dimostrare quanto vali? Ci puoi scommettere. Questo è lo spirito. Se preparato con amore, nulla al mondo non può essere mangiato. Te lo dimostrerò. In effetti, la mia cucina olisticamente armoniosa ti farà cadere il cappello. Questo lo dici tu. Preparati a gustarti una cucina da leccarsi i baffi. Va bene. Signore e signori, l'attesa è terminata. È arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi. Allora, la giuria. Cosa piace a chi ha la passione per le sorgenti termali? Immagino che nulla possa battere il latte alla fragola. Cabana. Latte alla fragola. Il nostro giudice anticonvenzionale sta partecipando con audacia. A quanto pare gli piacciono i piatti dal tratto orientale. Un fatto sorprendente. Ok, io ho il sushi stavolta, quindi tecnicamente la nostra giudice è la capitana dell'Eurof. Cosa mangia sul ponte? Ecco Scarlet. Cosa mangia sul ponte? Si unisce a noi una giovane donna, la cui passione per i piedoni è pari solo a quella per i dolci. Ecco Pachia. Per i dolci, quindi a lei piacciono i dolci. E adesso conosciamo lo chef del giorno. Il primo chef, ok, abile con la cucina eccentrica. E poi il nostro corto. Certo, se do un omelette a Paquia, penso che si incazza come un mostro. Perché le uova, in teoria, a lei... Vabbè, allora, omelette, che comunque sia solitamente piace. Poi, il sushi, dove ce l'avevo? Ecco, il sushi avocado. Che è comunque piatto orientale in teoria, quindi poi i dolci, bisogna vedere ora lei che tipo di dolci piacciono, perché tecnicamente se parliamo di dolci potrei fare lecca lecca, però questo è il dolce preferito dell'armaiola, quindi in realtà, mentre invece il tosto zuccherato credo che sia quello del taglialegna, perché dice dolci sono più buoni quando siamo stanchi. E dato che lei comunque lavora tanto... Ecco, c'è il latte, però questo è il latte vegetale. Però un piatto irresistibile per chi adora il latte. Quello adora il latte... Oh, sai che ti dico? Proviamo. Tanto se avessi fatto un qualsiasi altro dolce l'avrebbero schifato tutti, quindi... Almeno tento di colpire il giudice con il latte, perché se lui piace il latte e fragola, ma io non ho latte e fragola, gli do qualcos'altro.
Per iniziare, ecco l'antipasto del nostro sfidante. Bistecca al formaggio. Ma come, non doveva essere ingredienti... Ok, però non è piaciuto a nessuno. Mi dispiace, ma... Adesso ecco il verdetto della nostra giuria. Madonna mia! Un po' severo. È anche vero che tutti sono un po' un cacacazzo, in realtà, in questo... In questo minigioco della cucina è difficile gestire i piatti. Perché ci sono alcuni sempre buoni, altri che fanno sempre cagare. Ecco, vedete qua, per esempio, con l'omelette non si sbaglia mai. Ma io non lo mangio. Vedi, 3, 3, 1, 4 addirittura. Un punteggio abbastanza buono. Ora abbiamo curry impatto blu. Oddio, ma che cacchio. Che roba è sta cosa? Ha fatto schifo a tutti. Io non lo mangio. 1-1-0-0. Madonna mia. Proprio sta andando peggio dell'altra. Ecco, sushi avocado. In teoria, sushi avocado, piatto orientale, dovrebbe piacere a Kogen. E vaffanculo allora, cioè. Beh. E niente, Kogen, vabbè, meglio, 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 cioè sempre meglio comunque. Gamberi fritti come dessert. Ha fatto schifo a tutti, benissimo. Beh. Madonna mia, cioè è difficile comunque. Madonna. C'è proprio cestinato. Zuppa latte vegetale. Ok, vediamo se a quello che piace il latte piace la zuppa, ma credo che farà schifo a tutti. Ah, invece... Mi dispiace, ma... Ok. 5, 4, 2, 2... vabbè, abbiamo stravinto, dai. Non so se ha fatto meno di 8 punti lui. Non li ho contati i punti dell'altro... 4! Madonna, ha fatto peggio di quella dell'altra volta, che ne ha fatti solo 8. Ok, abbiamo finito. Madonna mia, distrutto proprio. Fatto alla solita maniera. Non sentirti in colpa, la tua cucina è stata davvero illuminante. Sembra che hai allargato i miei orizzonti. Gentile dirlo da parte tua, chef. Sospetto che tu abbia le carte in regola per sconfiggere il vicepresidente 3 e anche la donna. Aspetta, sai chi è lei? So solo che un giorno si è presentata all'improvviso nella compagnia del vicepresidente. Quindi tutto porta a lui. Col tuo talento è solo questione di tempo prima che vi incrociate. Nel frattempo continua ad affinare le tue capacità. Oh, lo farò. Ricetta del curry impatto blu. Che non ha avuto un gran successo, quindi non credo che la utilizzeremo. Va bene, vado a fare un giro per vedere se devo reclutare qualcun altro e vediamo. Va bene ragazzi, ho controllato e non ci sono altri reclutamenti che possa fare al momento, purtroppo, quindi dovrò necessariamente andare avanti con la storia. Detto questo, io adesso mi piazzo qui al gioco delle carte, cercherò di fare più duelli possibili, anche perché ho letto tramite le divinazioni che uno dei personaggi si incontrerà dopo che avrò battuto tot duellanti a carte, quindi... A me va benissimo questa cosa. Detto ciò, direi che per questo episodio di reclutamenti è tutto. Ci becchiamo ovviamente con i prossimi episodi che riguarderanno, questa volta a quanto pare, la trama del capitolo design. Alla prossima. Ok ragazzi, prima di chiudere, ho giocato a carte, ho battuto tanti e tanti personaggi e adesso è spuntato, mi sa, il reclutamento che effettivamente stavo aspettando, perché lei è la giocatrice di carte. Eccola. Madonna mia, che milfone. Ti ho trovato. Ho sentito che c'era qualcuno più forte di me e ti cerco da allora. Tu chi sei? Sono Shixin, una guerriera Sterin. Ora affrontami, voglio vedere con i miei occhi tutta questa forza. Sembri piuttosto forte, ok? Mi stai sfidando uno contro uno? Certo, siamo e te ragazzo, risolviamo la faccenda. Però a carte. Dove vuoi combattere? Perché non qui? Con tutta questa gente intorno? Avevo sentito dire che eri un veterano possente che non esitava a eliminare anche i suoi alleati. Uomini, donne, non risparmiavi neanche i bambini e perdi il controllo così? Come? Non farei mai una cosa del genere. Se lo dici tu, ora affrontami e non trattenerti. Non lo farò. Beh, dov'è la tua arma? Dov'è il tuo mazzo? Esatto, perché lei mi sfida a carte.
Che problemi hai? Ti voglio sfidare a una partita di carte. Non poteva essere più chiara di così. Tra l'altro è buonissima, anche se ha una forma un po'... A me un po'... Invece credo proprio di sì. Beh, non è questo il punto. Allora, duelliamo o no? Certo che duelliamo. Ok. Eccola qua. Sixin. Madonna mia. Oh. Incredibile. E tra l'altro io ho pure la sua carta, perché ovviamente ho la sua carta, però va bene. E facciamo la partita. Vediamo come si è combinata. Questa deve essere di potenza pari, mentre invece questa colori diversi. Potenza pari è sempre una rottura di scatole in realtà. Però giochiamo da quel lato, giochiamo a sinistra per ora. Non mi piace molto le carte che ho al momento, non mi fanno impazzire, quindi vediamo se riusciamo a mischiare. Questo è combo, quindi anche lei con valore pari, quindi perfetto. E tra l'altro già abbiamo anche un altro 6, quindi in teoria io già a sinistra potrei chiudere. Però ovviamente aspettiamo un attimo. Allora Gigina se ne va. Oh, bene. Noah va messo subito di qua. Ok, stiamo droppando delle carte decenti. 5 e 7 possiamo giocarle al centro in realtà. Anche lei ha la carta mia. Io ho giocato la sua e lei ha giocato la mia, vedi? Cacchio, però devo mescolare. E niente, leviamo lei, sperando di trovare qualcosa di meglio. Ok, allora andiamo giù qua di 7. E ovviamente i 2-5 dopo li possiamo anche scartare. Perché ovviamente li possiamo scartare dopo, visto che non li posso utilizzare da nessuna parte. Allora via. Bene, abbiamo la tripla combo qui. E volendo possiamo giocare l'uno a sinistra, però no, in realtà l'uno a sinistra non va bene. Quindi anche l'1 è diventato inutile e anche il 5 è diventato inutile per le mie giocate. Quindi possiamo scartarli entrambi. Possiamo scartarli entrambi. Oh, perfetto. Allora qui abbiamo stesso tipo. Ok, l'8 adesso posso giocarlo sia a sinistra che a destra. In teoria mi converrebbe di più giocarlo a destra. Madonna, stiamo pescando veramente l'ira di Dio delle carte. Però a questo punto facciamo una cosa. Lei la mettiamo qua. Sì, mi conviene di più. Mi conviene di più, così a sinistra faccio tutti pari. Madonna mia, quanti... Minchia, mi ha battuto. Peccato, lei avrei potuto vincere 7 corone addirittura. Ho fatto il record in realtà di 26 corone addirittura, perché il massimo è 25. Triplo 8, ok. E allora va bene. Allora va bene. Allora, lei ha fatto 32 però. Ok, al centro vinco. E vinco 10 corone direttamente. Quindi va benissimo. Vediamo cosa riesco a beccare per la destra. Potrebbe... No, però lui non si attiva. Quindi meglio il triplo... Yes. Ottimo. E abbiamo fatto 21 corone, così. Easy, senza neanche pensarci un attimo. Il massimo è 25, che se non sbaglio, che si possano mostrare. Quindi purtroppo non vi posso fare vedere il full screen, però l'ho fatto il full screen. Forse ve lo metterò da qualche parte qui. Vediamo. Ok, battuta, quindi ora la possiamo reclutare. Cosa? Wow, ho vinto! Avevo le carte migliori, la strategia migliore, ho fatto tutto il possibile. No, non lo accetto. Non so che dirti, Shixin. Io mi sono divertito parecchio. Mi sarei divertito anche se avessi perso. Forse è proprio per questo che ho vinto. Dovrò ricordarmelo. Oggi mi ha insegnato tanto Noah. La purezza con cui affronta le partite, beh, mi piace molto. Dunque, ho preso una decisione. Mi unirò all'alleanza e resterò al tuo fianco. Davvero? Beh, ok, grazie. Oh, reclutata anche lei. Lei in realtà... Madonna mia. In realtà stavo aspettando... Madonna, lei è proprio la muscular waifu, proprio amazzone, incredibile. Mi piace un casino. Veramente a me lei piace un casino. Questo tipo di artwork e anche questo tipo di donna, così mi piace un casino. Comunque,
tralasciando i miei gusti personali che potrebbero risultare discutibili, adesso possiamo chiudere il video. Adesso che abbiamo reclutato anche lei, lei era una di quelle che speravo di reclutare, magari nel prossimo episodio, però mi fa piacere averla reclutata adesso. Quindi, che dire? Grazie per essere rimasti con me e ci becchiamo alla prossima.